Questo che vedete qui è il palazzo del governo del Kosovo e inizia il vento freddo, caspita. Siamo in Boulevard Madre Teresa di Calcutta e, insomma, è pieno di boulevard, c'è Madre Teresa di Calcutta, c'è George Bush, c'è Bill Clinton, è pieno di questi boulevard dedicati a persone compromesse con la storia. Il mio ostello è quel palazzo bianco che vedete dopo, quell'arancione. Questa dovrebbe essere la piazza principale dedicata a Skanderberg. Stessa statua del centro di Tirana. Beh, non la stessa, ma stesso soggetto. Mamma mia, ci scopo. Guardate che tipo di edifici e di palazzoni. Questo è il teatro, poi c'è la banca. Facciamo zoom e poi facciamo un'altra passeggiatina. Sto veramente stanco, non ce la faccio veramente più, devo dormire, devo chiudere gli occhi. Però insomma, questo è il sesto giorno senza internet, roba complicata. Devo rimettermi, non dico imparo che non ce la farò mai, però perlomeno finire la parte del Montenegro, così tanto per insomma. Vedete, sta tutto in costruzione, ma in costruzione nel senso che qua sono arrivati veramente tanti soldi, sono grandi catene, proprio il boulevard. Domani andiamo nella zona della stazione degli autobus, nella quale siamo arrivati oggi, e vi farò vedere anche la nuova, il nuovo tipo di architettura sociale che c'è sta qua, insomma, roba, roba molto 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 interessante, soprattutto per capire dove sono arrivati i soldi, eccetera eccetera, insomma, le domande classiche che mi faccio. Comunque, questo è quanto, il boulevard continua fino alla chiesa di Madre Teresa di Calcutta, fino al boulevard a via Garibaldi, che poi sfocia in boulevard George Bush. Mazza quanto so di Pristina, eh? Me la so fatta tutta a piedi. Ma buono, ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video, non so quando. Ciao.